collaborazione con Trieste Trasporti. Muoversi bene. Muoversi bene. Allora, 21.08, già lo vedete, buonasera, ben trovato al sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza. Buonasera, buonasera a voi tutti. Buonasera, abbiamo tante cose, me ne sono segnate alcune, molte me le dimenticherò, motivo per cui vi ricordo il 3407... Quanto tempo mi dai oggi? Ho solo due ore, purtroppo. No, quanto tempo mi dai a me? Mezz'ora, dai, dopo mezz'ora. 40 30, minuti. 35-40 minuti. Vabbè. Con tutte quelle robe che abbiamo da parlare. 38, che faccio, lascio? No. Ecco 38, ecco. Che faccio? Lascio 38. Vabbè, 38 minuti, dai, adesso al di là di questo, tante cose, però ovviamente dicevo. No, dai, adesso lui abbiamo gli SMS, scrivete anche voi le domande al sindaco, che è stanco stasera. Approfitterà perché sono stanco, perché oggi ho raccolto le olive, abbiamo raccolto quintali di olive. Posso non infierire. Oggi puoi infierire. Non posso metterti le mani addosso. quanti quintali? 3 quintali oggi e domani dobbiamo continuare. Quindi aspettiamo l'olio di piazza che esporremo qui poi, no? Olio di ricino ti porterò. Lasci perdere che non è periodo, Non è il momento di parlare di olio di ricino. A proposito, no, non lo posso dire. Ora abbiamo scherzato e veniamo alle cose serie. Hai visto, c'è il nuovo governo. Cioè sta arrivando un nuovo governo con queste nuove elezioni. Sta arrivando un governo di centrodestra in un momento drammatico per il paese, per l'Europa, perché con questi problemi, specialmente per le aziende energivore, sarà veramente un problema, per cui abbiamo bisogno di un governo, secondo me, politico, che faccia lavorare gli italiani, che crei tanti posti di lavoro e che finalmente cominciamo a fare le cose come vanno fatto, con un paese che ha 2.766 miliardi di debiti. Dobbiamo veramente amare un po' il paese, ritornare a essere seri, basta l'accoglienza diffusa, tante cazzate che ha fatto il centro-sinistra in questi anni e che vediamo anche i risultati. Adesso ne parliamo perché dopo le faccio vedere le immagini, insomma, quello avevo promesso. No, non farmi stasera vedere le immagini. Vabbè, quello purtroppo sì, che perché fine fa la disastrosa situazione della fiera. Questo anche la fiera è un privato. Privato, lo so. È un privato che ha comprato la fiera e che ha avuto un iter, però diciamola la verità, un iter lunghissimo. Adesso sono arrivati alla fine, adesso cominceranno l'abbattimento. Però l'iter in un paese come l'Italia, adesso lo dicevo, noi dobbiamo sveltire, dobbiamo eliminare certi enti, il famoso no, sempre no in Italia, no al nucleare, no ai rigassificatori, no ai bacini sulle Alpi, sempre no diciamo in questo paese. Adesso guardate dove siamo arrivati. Qua dicono, spero che qualche tribunale blocchi quella vergognosa Cabinovia, dopo ci arriviamo perché ho una notizione che le voglio chiedere. Però stiamo sulla cosa, sulle novità, diciamo, sul fronte nazionale. Nuovo governo ancora non c'è, c'è sempre il presidente, no, e dopo ne parliamo. No. C'è il presidente del Senato La Russa, c'è oggi il presidente della Camera nuovo Fontana. Lorenzo Fontana. Però insomma, non è che questo centrodestra abbia dato una gran prova di unità. All'inizio, quando il famoso manuale Cencelli, perché poi è inutile dire che non si usa il manuale Cencelli, in funzione, cari concittadini, dei risultati elettorali, uno ha più o meno assessori, uno ha più o meno ministri, in questo caso parliamo del governo, io parlavo degli assessori, e allora ti confronti con l'altra parte politica e c'è il manuale Cencelli, questa è la realtà, insomma. Cioè Berlusconi si lamenta perché le due camere sono anche le altre due, esatto. E cioè io non ho più ministri. Allora, questo, Berlusconi si lamenta perché vuole naturalmente portare a casa qualcosa. Sì, però questo già è un po' preoccupante. Però parliamoci chiaro. Questa volta c'è stato questo voto, secondo me, errato, è sbagliato fare questo, però... ha sbagliato Berlusconi, secondo lei? Sì, secondo me ha sbagliato questa volta, però intendevo dire che è sempre successo questo, solo che magari altre volte non era così evidente, ma le trattative sono sempre state queste. Ripeto, manuale Cencelli e basta. Allora, Galleria Piazza Faraggi, l'ho visto, l'avete scritto più di qualcuno, ci arriviamo. Barcolana.
Beh, Barcolana è stato un grande successo. È stato un grande successo. La battuta di Mitja Jalus mi ha fatto piacere, perché ha detto: lo scorso anno eri impegnato un anno fa in campagna elettorale e non ti sei occupato del tempo. Difatti, vi ricordate che lo scorso anno c'è stato un brutto tempo, eccetera. Quest'anno Miti mi ha detto: ti sei occupato. Difatti, abbiamo avuto una settimana fantastica. Io non ho mai visto tanta gente a Trieste. Ha seguito dall'Amerigo Vespucci, no? Ero sull'Amerigo Vespucci, che era già un'emozione essere in mezzo al mare sull'Amerigo Vespucci. È stata un'emozione anche vedere Furio che perdeva la vela, perché insomma parteggiavo per Furio Benussi, ovviamente triestino, che l'ha già vinta 5 volte. E io ne ho fatte una trentina, ne ho vinto un paio, insomma. Sai, quelle cose belle. E dopo, naturalmente, però, siamo sinceri, mi dispiace per Furio e per Arca, però obiettivamente che la Coppa mi arriva a New York e magari esposta, cioè una visibilità non da poco, no? Anche per la città, e poi che ha vinto ulteriore una donna miliardaria, eccetera eccetera eccetera, per la nostra città, questo porta tanto tanto bene. Lo vedrete alla prossima Barcolana. Allora, Enzo, ci fai vedere quelle immagini che il sindaco non vuole vedere, però purtroppo in giro è accaduto. C'è stato via Torino pochi giorni fa, questo ieri pomeriggio, cioè pieno pomeriggio, tutto questo. Extracomunitari, tutti quanti extracomunitari. Parliamoci chiaro adesso. Che si fa? Sindaco, ti ricordi di essere sindaco di tutti i cittadini? Sì, ma no, non si distragga dagli esami. Sì, si ricorda di essere sindaco di tutti i cittadini. Certo. Certo. Allora, di quello che è successo, che cosa... Allora, parliamoci ci chiaro. Ci sono provvedimenti... Questi sono i risultati dell'accoglienza diffusa tanto cara alla sinistra. Noi abbiamo accolto tutti senza regole. È anni che dico, portiamoli in una caserma, abbiamo centinaia di caserme dismesse. No, li abbiamo messi nei alberghi dappertutto. Stasera in Piazza Libertà ci sono in 50 che dormono. Ma quello che volevo significare anche ai cittadini, c'è un disgraziato che vive da mesi in via Battisti. Bisogna acqua. In via Battisti. Ho mandato i vigili, ho mandato i carabinieri, ho mandato la polizia di Stato. Niente, questo sta là e non possiamo fare nulla. Cioè, cari concittadini, il sindaco non può fare nulla a questa persona che vive in quelle condizioni in via Battisti. Perché? Perché non si può fare nulla, e questo è il problema. Cioè, perché se detto, tu, io resto qua, se tu a quelli là che hanno fatto baruffa li prendi e li sbatti in galera per 6 mesi, vedrai che avremo molte meno risse. Invece la magistratura non può fare nulla, perché non ci sono le leggi, perché non può, anche se gli fai la contravvenzione questi se ne fregano, perché la prendono e la buttano via. Bisogna ritornare alle regole. Io in autostrada vado a 130 perché la legge mi dice che devo andare a 130 e vengo sorpassato da tutti che vanno a 200. Perché? Allora via la patente a coriandoli, vedrai come cominciamo a avere meno incidenti. Barcolana con troppi gazebi, le scrivono. Vabbè, allora i cittadini sono fatti così. Non ho fatto i fuochi d'artificio a Ferragosto e non va bene. Se li facevano andava bene comunque. Per cui allora un sindaco deve prendere decisioni e portare avanti le decisioni. Beh, lei l'ha detto anche chiaramente, non c'entrava nulla con quelli della Ferriera, né li avrebbe fatti. Ma no, non giudico. ICOP o chi per loro ha voluto fare questo. No, non voglio confondere anche chi ci segue da casa. Restiamo sul tema migranti. Ha detto che per coloro che dormono in giro la prefettura c'è questo stanziamento. Adesso sapete che la prefettura ha messo a disposizione 300.000 euro. Il sindaco si è attivato per trovare nel silos un vecchio mercato di 2.400 metri che metteremo a posto. Il prefetto, che è una persona deliziosa e molto capace, ha detto che mi fa rendicontare anche i denari che metterà il comune di Trieste. Rendicontare vuol dire che paga lo Stato, tanto per capirci, rendicontare vuol dire che pagherà lo Stato. E cerchiamo di metterli dentro là piuttosto che vederli in quelle condizioni. Vuole un po' d'acqua il sindaco? No. Sicuro? Forse perché l'aria è condizionata. Mi sono emozionato per la rissa, cioè nel senso che odio queste cose, perché diamo un'immagine sbagliata della nostra città, e poi di gente che, ripeto, arriva qua, chiede
non so come si chiama, l'asilo, e noi siamo sempre tutti pronti là a dire invece che rimandarli dai paesi di provenienza, perché poi anche la Slovenia, che è la Slovenia in Schengen, dovrebbe bloccarli, invece la Slovenia li fa passare. Lunedì abbiamo scaricato 140, giusto? Persone. Sì, martedì 110. Ne abbiamo spediti anche 50, sì, ho capito. Cioè altrove. Altrove. In altre regioni. Però abbiamo 90 che sono rimasti qua, quelli che rimangono in città, che ormai sono dappertutto. Ma perché non si risolve? Non vedo l'ora che arrivi. Piazza Libertà, perché non si risolve quella questione lì? Come? Cioè, perché stanno tutti in Piazza Libertà? Perché c'è l'associazione che al pomeriggio li porta da mangiare, da bere, li mette i cerotti. Sai che siamo un paese un po' folcloristico sotto questo punto di vista, però alla base c'è l'accoglienza diffusa tanto cara al centro-sinistra. Dobbiamo avere il coraggio di dirlo questo. Adesso spero che questo governo che arriva metta dei paletti seri sull'accoglienza, in maniera che uno che arriva nel nostro paese non può fare queste cose che abbiamo visto, perché se fa queste cose deve finire nelle patrie galere. Senta, cioè, parlo della rissa, naturalmente. Sì, no, questo è chiaro. Ha un appello al nuovo governo, ci vorrebbe un ministro in particolar modo di questa regione, un compito particolare, una delega particolare che dovrebbe avere un rappresentante di questa regione tra i parlamentari eletti? Beh, abbiamo tutti i parlamentari, abbiamo amici, abbiamo Ciriani, che eravamo insieme in regione, abbiamo moltissime persone che conosciamo, insomma, credo che sarà un bel stare per quello che mi riguarda. Come città di Trieste in questo momento credo che avremo, poi abbiamo Fedriga, sai che è un grande, nel senso anche presidente del comitato delle regioni, cioè insomma, Fedriga è come un ministro, presidente del comitato delle regioni, conferenza delle regioni è come un ministro, poi è uno in gamba, è uno che sa il fatto suo. Ha letto il suo libro? Il libro, sì, di Fedriga? Certo. Me l'ha regalato, mi ha fatto una bella dedica. E quando scrive un libro? Il sindaco di piazza, quando lo scrive il libro? Ma quando lo scriverò io, scriverò alcune pagine piuttosto pesanti. Ah sì, quella famosa che si beccherà altre querele. No, per cui è meglio che finisco il mandato, per ovvi motivi. Dopo. No, dicevo, sarà anche curioso raccontare alcune. No, mi ha fatto piacere Massimiliano che mi ha scritto a Roberto, al sindaco, a un amico. E sono, quando me la dedica sul libro, che mi ha fatto molto piacere. Allora, voglio arrivare a un bel po' di questioni. Affrontiamo subito quelle della galleria che le hanno scritto in più di qualche sms. Ci sono novità? Sì. I tempi si stanno prolungando? No. Allora, i tempi si stanno allungando. Sono arrivate finalmente 4 squadre nuove, per cui in pratica noi prima si faceva circa 150, 80, 100 metri al giorno. Adesso con le squadre nuove dovremo arrivare a 300 metri al giorno. Sto parlando. Sì, non della lunghezza, dell'intonico, cioè, no? Dell'intonaco. 300 metri quadrati al giorno. Certo. È chiaro che facendo 300 metri quadrati al giorno c'è un'accelerazione. Ci sono squadre in più. E poi ho deciso che quella dell'acqua, che è un problema serio, ma che c'è sempre stato, perché chi si ricorda d'inverno che c'erano le gocce, i pinoli di ghiaccio, allora ho deciso che dove non andiamo a cercare di fermare l'acqua, che non la fermerai mai, dove pioverà dentro metteremo una copertura così, solo nello spazio dove piove, e l'acqua scenderà di fianco e andrà naturalmente nei pozzetti. È l'unico sistema. Se invece tentiamo di fermarla, poi d'inverno si ghiaccia, il ghiaccio spacca tutto e comincia a piovere, allora sarebbe veramente negativo. Allora abbiamo deciso questo perché, sai, c'è il direttore dei lavori, c'è il progetto, c'è di tutto e di più, ma mi sto occupando personalmente con i miei uomini, con l'ingegner Fantini e con Giulio Bernetti, e naturalmente con Elisa Lodi, che devo darle atto, che mi accompagna sempre in galleria, per cui è veramente eroica. Senta, e la Trivković ha confermato l'abbattimento il 7 novembre. 7 novembre. Dopo che hanno tentato per anni di bloccarla e c'erano riusciti, al 7 novembre parte la demolizione. Subito dopo partirà la demolizione della piscina terapeutica, e sicuramente sono due cose estremamente importanti per la città. Sai, siamo a un anno, cioè al 18
di ottobre dello scorso anno. Ah sì, non l'ho ricordato, un anno dall'ultima elezione. Non ti fa piacere non ricordarlo. No, voilà. Beh, quindi sono, è il quinto mandato. Sono al quinto mandato, quarto a Trieste. Sono 16 anni che faccio sindaco di Trieste. Ma non male, no? Per cosa vorrebbe essere ricordato? Beh, per aver cambiato una città. Ho un bellissimo articolo che mi ha portato un cittadino sul piccolo del 2005, dove raccontavo quello che volevo fare. Eravamo alla fine del primo mandato. Beh, se leggi quell'articolo a tutta pagina sul piccolo, era tutto dalla chiusura della ferriera, alle rive, a tutto quello che abbiamo, alla grande viabilità, al cambiamento della città che abbiamo fatto da Piazza San Giovanni, e poi ce l'abbiamo fatta e siamo riusciti a fare tutto. Adesso quest'anno è stato un anno altrettanto importante, penso come cambierà Roiano con l'inaugurazione nel 23 della piazza, penso esatto sulle rive, penso alla piscina terapeutica che andremo a realizzare, ma il Porto Vecchio, quello che succederà col Porto Vecchio straordinario. Al 27 consegniamo il cantiere dei 33 milioni, al 27 di ottobre. Cioè, Porto Vecchio, per, no? Sì, per, sì, il 26, sì, il 26. Il magazzino il 26. Progetto di Consuegra, sono 33 milioni, per cui comincia quella, e dopo naturalmente andate a vedere il Porto Vecchio. Abbiamo messo quanti? Cosa sono? 20? 20, oltre 20.000 tubi. 20.000 tubi. Ma andate a vedere perché si sta già delineando l'ingresso, hanno messo le fognature, tutti i marciapiedi, insomma sta partendo quello che sarà uno sviluppo straordinario. E poi ti do una chicca, sono venute le Ferrovie dello Stato che rifaranno la stazione ferroviaria centrale, una cosa molto interessante. Perché? Perché un conto è farla, non so, all'interno, cosa vuol dire? No, cosa tutta, la rifanno completamente, sono venuti da me perché stanno preparando il progetto. Perché è importante? Perché se la fai a Udine, a Pordenone, a Gorizia, fai la stessa stazione. A Trieste, 450.000 ospiti quest'anno, 750.000 ospiti il prossimo anno. Con le crociere. Che arriveranno anche con gli aerei, per cui da Ronchi prenderà il treno e arriverà in questa stazione. Per cui il fatto, sai, Cantamessa sta facendo il museo nella vecchia stazione austriaca, che anche lì cambierà tutto, la sede di esatto, la stazione ferroviaria col museo, dall'altra parte la piscina, poi c'è il progetto di Paoletti, che è altrettanto bello, insomma, per cui parlo del Parco del Mare di Paoletti, per cui insomma cose molto interessanti. E cosa diventa la stazione? Cioè cosa cambia? E cambia perché insomma obiettivamente, diciamoci la verità, quando hanno fatto quel progetto delle 100 stazioni è stato un buco nell'acqua, insomma la nostra stazione non è l'altezza della città di Trieste, insomma a parte quel negozio di alimentari, che insomma quel De Spar, tanto per non fare pubblicità, funziona solo quello, tutto il resto è il deserto. E c'è un piano sopra, vero? No? E c'è un piano sopra deserto, pensate voi, pensavo di conoscere sempre la città, invece non la conosci mai abbastanza. C'è un piano sopra vuoto, dove vogliono fare anche un bed and breakfast, sarà una cosa interessante. Adesso presenteranno il progetto, però la notizia che ti do è che verrà rifatta la stazione ferroviaria di Trieste. E naturalmente così riusciremo a chiudere anche il discorso di via Flavio Gioia, che sapete che in questo momento è trascurato perché è in mano alle ferrovie, ritornerà al comune di Trieste e faremo la manutenzione adeguata. Qua arriva più di una volta questo sms che chiede di spostare la mensa a Caritas dalla zona Burlo perché hanno molti stranieri in casa, cioè lì vicino no, casa. No, invece di spostare la mensa, perché non spostiamo gli stranieri? Il problema, diciamocelo chiaro, è stata l'accoglienza diffusa. Cioè noi, se arrivate a Farnetti, c'è da vergognarsi a vedere tutti questi ragazzi. C'è gente che abita a Prosecco, l'ex campo scout, hai presente? C'è un signore, una persona coccolissima, che vuole vendere la casa perché ha una figlia di 16 anni e ha paura. Ma vi rendete conto di cosa stiamo parlando? Finiamola, mettiamo regole, in maniera che quando arrivano devono essere messi in un luogo dove li curiamo, dove li diamo da mangiare, ma che non stanno tutto il giorno in piazza Vittorio Veneto, in viale 20 settembre a fare risse o in piazza Libertà. Questo dobbiamo fare.
Diciamo che in qualche maniera lei ci racconta che c'è un po' di impotenza, no? Anche nella, assolutamente. Nel poter veramente. Ma no, ma no, poi questo già era il mandato precedente, lei ha detto voi avete fatto delle promesse in campagna elettorale che non era facile rispettare anche sul fronte appunto dei migranti, no? Se lo ricorda molto bene. Scusatemi un attimo, non è mica in capo al sindaco di Trieste, attenzione, guardate che la sicurezza è in capo alle prefetture e alle forze dell'ordine, che dopo io mi occupo perché ci tengo alla mia città, questo è un altro concetto. Dopo mi occupo talmente tanto che vado in via Battisti, dove c'è un disgraziato che dorme là da mesi e che non riusciamo a spostarlo, beh, su questo avrei tanto da dire, perché mi verrebbe voglia veramente di agire. Cioè, no, in un centro che lo possa ospitare, ma c'è, no? Sì, ma, dice... no, ma Grilli, guardate che ne ha 160 di persone a cui dà assistenza. Questi sono uno di quei pochi, insieme con quella signora che è sempre in via Fizi, là, il presidente, che non vogliono essere assistiti, però a quel punto devono intervenire la legge, li prendi e li metti da qualche parte, insomma. No? Però questo per dirle che, le faccio una cosa più di ragionamento, no? Di emozione, anche dalla sua esperienza, abbiamo detto il quinto mandato, come fa? Cioè, uno si fa un po' di pelo sullo stomaco, è ovvio, però lei è oggettivo che ha fatto tante cose, avendone fatte tante sicuramente ne ha sbagliate, no? Non che, certo, non le raccontiamo, bravo, qui, bravo, no? Le analizziamo, bravo, sempre maggioranza. Quando ne fai 100, se ne fai 10, ne ma sbagli. Quando le dicono Di Piazza non ha fatto nulla, no? Arriva l'SMS classico. Ma Di Piazza, sì, ma figurati. Ma cioè, come si fa? Ma scusa, invece io, sai, ieri sera ero a una cena al golf, no? E allora la gente che ti manda dei messaggi straordinari. Mia moglie che mi dice ho incontrato la signora che ti manda a salutare, è bellissimo, cammina con me per città e ti rendi conto. Dopo sai, su tutte le cose c'è sempre quello che basta leggere il giornale, insomma, no? Sulle segnalazioni c'è sempre il buon Roberto De Carli, ex consigliere comunale, che scrive contro il sindaco, ma io rido di queste cose, insomma, non ho mai querelato nessuno, non ho mai avuto una condanna, continuo a occuparmi di una città che, datemi atto, sta correndo, adesso parliamoci chiaro, i 200 milioni di investimento degli ungheresi, che diventiamo il porto dell'Ungheria, i 500 milioni di British American Tobacco, il Porto Vecchio e tutte queste cose che stanno succedendo in città, la città sta correndo, credo, con una punta d'orgoglio come poche città in Italia, uno. Secondo, poi naturalmente ci sono anche i dati del Sole 24 Ore che ci dicono che siamo primi per qualità della vita, primi per il welfare, insomma, meglio essere primi che ultimi. Adesso parliamo anche del tema delle bollette, però voglio restare su Porto Vecchio, che abbiamo citato poco fa. Il tema è, lei ha detto 23.000 tubi, no? Mi pare una cosa del genere, messi a terra per fare l'urbanizzazione. Adesso c'è la valutazione dei magazzini. Sono arrivate. L'avevamo già detto anche l'altra volta. Sono, non è finita? No, adesso sono arrivate le valutazioni. Adesso uno vuole comprare un magazzino. Parlavo l'altro giorno con Summer, che mi dice voglio prendere un pezzo di un magazzino. Allora, per esempio, prendiamo un magazzino di 17.000 metri, mettiamo 5 persone che prendono ognuno tot metri, capisci? Fanno l'offerta, arriva l'offerta in comune, il comune mette all'asta l'immobile, lo vinci tu che hai fatto l'offerta e a quel punto è tuo e presenti i progetti. Però tutto va all'asta, perché nella pubblica amministrazione si va all'asta. Di questi soldi che poi arrivano, l'85% andrà all'autorità portuale e il 15% rimarrà al comune di Trieste. Quindi da adesso, vede? Sì, uno può chiedere. I tempi sono veloci, no? Bisogna essere velocissimi. Uno può chiedere quanto vale il 22? Il 22 vale tot. Fa l'offerta e si parte. Altri nomi che si possono fare? In che gli senso? Interessati? Ah beh, abbiamo una marea di persone che vogliono acquisire. Ci sono tante offerte, in questi giorni arriverà, arriverà l'ex presidente dell'Atalanta, che non mi ricordo il nome. Ma se chiede a me sono un disastro. No, ma per dirgli uno molto molto pesante, che addirittura vorrebbe comprarlo tutto. Io sono dell'idea invece che dobbiamo aprire a tante tante persone che porteranno tante opportunità di lavoro in questa zona. Che è un ex calciatore. E poi questo bosco urbano, no, che hanno presentato i vari progettisti, è qualcosa di straordinario. Se pensate che nei prossimi anni ci saranno ancorate anche le navi da crociera, beh, sarà qualcosa di straordinario.
sono convinto che anche il vecchio Silos, quello che è della Coop, sicuramente adesso prenderà. Hai visto le ferrovie immediatamente fanno la stazione nuova perché hanno capito che davanti, con 65 ettari davanti, merita investire a Trieste. Questa è la logica, capisci, imprenditoriale. Però mi giunge voce di un parere negativo sul fronte della cabinovia. Parlo di sovrintendenza. Sta già girando. Mm. Sì, è arrivato un parere negativo per quanto riguarda il piano regolatore, eccetera. Naturalmente affronteremo, vedremo, mi confronterò con la sovrintendente. E sai, quando si scatena il mondo, perché lì si è scatenato, c'è il comitato contro 1400 persone, ricordiamoci che la città ha 200.000 abitanti, quando cammino per strada molti, Ferdinando, mi dicono vada avanti sindaco. Ti dico quello che mi ha detto Giovannini, l'attuale ministro. Mi ha detto, lo porto, eravamo lì nel Palazzo della Regione, gli faccio vedere l'idea, no? E lui mi ha detto, a Bolzano fanno 2 milioni di passaggi all'anno, a Bolzano. Io ho visto in giro per il mondo, da Ragusa, Dubrovnik, a Barcellona, adesso il Monte Maggiore fanno una... Genova fa 70 milioni di investimento alla cabinovia. Sì, no, questo l'abbiamo sempre detto. Trieste non si può. Però non è mica una cosa parole. Da poco, un parere negativo alla sovrintendenza. Su tutta, cosa vuol dire? Cioè, su una parte. Prendo atto. Che sale, no? Sì. Ho capito bene. È una cosa fatta da molte pagine. Però non è mica una cosa da poco, no? Non è una cosa da poco, solo dico ai triestini, abbiamo quasi 60 milioni, perché erano 47 più i 9 che sono arrivati adesso, sono quasi 60 milioni, li buttiamo via? Buttiamoli via. Io sono dell'opinione che andava fatta e che era una grande opportunità per la città. Dopo non è che mi butto giù dal quinto piano se non la facciamo. No, questo l'ho già detto, però, la seconda volta che lo dice, però... prima di non farla... farò una battaglia per farla. Ah, ecco, perché se ne parla al passato già. No, ho detto, non è che mi butto giù dal quinto piano, però farò una battaglia. Adesso andrò a parlare con la sovrintendente, con i miei uomini, con Giulio Bernetti, che è la persona che si sta occupando di questo, con tutti gli uffici. E innanzitutto adesso ho dato le carte all'avvocatura, che stiamo vedendo se devo fare un ricorso. Insomma... comunque vedo che è girata, sì. È arrivata una... C'è arrivata questa voce, quindi me la conferma. Allora, terapeutica le hanno scritto anche, me l'ero segnato, adesso i nuovi passi, le hanno detto se dopo la Tripkovic si ricostruisce la terapeutica, sono ancora bisogna... Sì, pubblica amministrazione, signori, i denari pubblici vanno gestiti con molta attenzione e siccome è sottoscritto... e da 21 anni che fa il sindaco non ha mai avuto un problema con la giustizia, vuol dire che sa gestire con attenzione. Non è come nel privato che prendi e fai, bisogna fare le gare. Adesso stiamo aspettando dall'autorità portuale la lettera, perché sapete che c'era un contratto che scadeva nel 29, fatto ancora dall'amico Riccardo Illi, quando hanno costruito la terapeutica, che poi l'ha costruita la Fondazione CRT. Allora ci sono tanti atti che devono essere fatti sempre con grande attenzione. A proposito, è tornato Paniccia, presidente della Fondazione CRT, certo. Este, ha sempre lavorato. Paniccia, con lui abbiamo fatto delle cose fantastiche. Pensa al Salone degli Incanti, vi ricordate la pescheria con i camion puzzolenti fuori? Mi ricordo che portai Berlusconi nel 2001, mi disse ti servono 20 anni per mettere a posto questa città, fu profeta in patria, non c'erano ancora le rive, c'era tutto quel caos sulle rive, ti ricordi? Con Paniccia poi abbiamo fatto l'ex ospedale militare, con Paniccia abbiamo fatto Italy, con Paniccia abbiamo fatto un sacco di cose, ma no, non solo con Paniccia, anche con la Benussi e con la Fondazione CRT, ricordiamo questo, beato allora. Sindaco, c'era scritto, intanto ringrazio Enzo Iannacone, Marco Calabrese, Massimo Giraldi, scusami Marco, riesci a farcelo rivedere, cioè con i lavori e tutto il resto ci sono sempre meno posti a Roiano, cioè quando apre? 23 ha detto, no? E diciamo che nel marzo del 23... Ecco, cioè marzo dell'anno prossimo. Perché non spieghiamo? Tra cantieri, lavori, posti auto sono sempre meno, Luca le scrive. Marzo. Sì, sono 100 posti.
Cioè il Royano ha 100 posti auto, cambierà il modo di muoversi della gente che andrà a Royano, perché troverà la possibilità di entrare col telepass o anche facendo il biglietto in un parcheggio da 100 posti. Poi il più bel asilo di Trieste, ma è venuto veramente un asilo nido fantastico, e dopo sarà tutto verde, e naturalmente adesso ho messo altri 400.000 euro proprio per il verde, diventerà anche lì una piazza un po' particolare che cambierà il modo di muoversi anche lì. Allora, sindaco, mi ha detto molte cose sul tema dell'accoglienza, arrabbiatissimo per le risse, sulla nuova stazione centrale, sulla cabinovia, mi ha confermato quella notizia, sul Carciotti, ho visto la sua visita con... persona che ben conosciamo, che Zanetti, ci sono novità? C'era Zanetti, Boris Popovic, ex sindaco di Capodistria, poi c'è un'altra cordata. Come siamo? 99,9 chiusa, però consentimi di non fare il nome di chi l'acquisterà, nessuno di questi due? Per rispetto, ma diciamo che entro questo mese probabilmente avrò portato a casa, se riesco a portare a casa anche quel risultato lì, dopo quelli che dicono, perché lavoro 14, questa settimana con la Barcolana sono stato via da casa 16 ore al giorno, allora quelli che dicono che non faccio le cose li rimando. Carciotti, quindi ci siamo? Secondo me al 99,9 è fatta. È un grosso nome, no? Non possiamo dire niente, neanche questo. È un grosso nome. È un grosso nome, va bene. E che cosa succederà lì? No, aspettiamo. Quando lo sa, me lo dice. Per rispetto, appena mi arriva la lettera con l'offerta, vengo qua. Ok, va bene. Ti do promessa. Prima passo quel piccolo, però. È ovvio, come sempre. Guardi che sei forte. Vabbè, ho visto tanti sms, grazie, anche questa sera tram, non mi ricordo se qualcuno l'ha scritto, stranamente mi pare di no ancora. Il tram adesso ti ha fatto l'ultima cosa, hanno già cominciato a muoversi le carrozze in queste, sì, fare un po' di collaudi, però è vero che ci sono alcune cose che stanno ancora facendo, sì, con siamo al collaudo. Non dirmi date, no, siamo, però non glielo chiedo più. Allora dico ai cittadini, siamo al collaudo, per cui finito il collaudo partirà. Senta, prima ha parlato di interventi, di rifacimenti, Piazza Unità, in effetti girando ancora anche questi giorni, poi Piazza Unità, parliamoci chiaro, è un disastro chiaro, però quelli, quei masegni chiaro. Sono... Io l'ho messa nel mio programma, se vedete i masegni che ho fatto io in Piazza della Borsa vanno bene, i masegni che ho fatto io in Piazza Verdi vanno bene, i masegni di Piazza Unità che sono cinesi non vanno bene, questa è la realtà. Chi ha fatto quelle scelte a suo tempo ha fatto secondo la mia opinione di scelte belle. E dopo quello che mi preoccupa sono i giunti di dilatazione, sì, perché dovete sapere, cari concittadini, che il vostro sindaco che ha inventato quella spaccatura coperta in mezzo alla piazza, che quel giorno ero seduto ai Duchi e la piazza si è alzata ed è esplosa, per cui a questo punto devo trovare qualcuno che mi convinca sui giunti di dilatazione, perché la piazza si muove e i palazzi non si muovono, per cui siccome i palazzi non si muovono d'estate la piazza esplode. E avete fatto delle stime di quanto ci vuole rifarla, quindi nel momento insomma, adesso sai, ho gli uffici sotto. Signori, avevo 74 dirigenti, ne ho 27, ne avevo 20 fino a un mese fa, ne avevo 74, ne avevo 20, adesso ne ho 27, per cui devo stare anche attento, perché non posso metterli agli uffici di tutto e di più, perché poi non ce la facciamo, insomma. Va bene. Però diciamo ai cittadini, se tutti avessero fatto come sottoscritto, e da 74 passati a 20 e 27, se tutti i sindaci avessero fatto questo vivremmo in un paese migliore. Bollette, è vero che sono 16 milioni di euro in 16, più? 16 milioni di aumenti. Procede il progetto in cava? Sì, con... ma il problema è il gas, non è che mi preoccupa tanto la bolletta, il problema è il gas. Ti do un dato, Summer alla piscina di San Giovanni spendeva 150.000 euro, poi spendeva 250, adesso ne spende 500, cosa fa? Cosa faremo? Questo è il vero problema, e spero che il governo prenda subito il toro per le corna, perché sarà un dramma per le aziende energivore, sarà un dramma, pensa a chi ha le acciaierie,
chi ha... Sì, ma anche le piccole attività purtroppo che sono costrette... Mi arrivano persone che mi dicono che da 2.000 euro sono passate a 12.000, è una follia. Senta, sì, è impressionante, ma in quei giorni poi lei ha già risposto, vedere con l'acqua, quando c'è il diluvio, per fortuna è arrivata poi l'acqua, no? Dopo la siccità, arriva dalla montagna e questi tombini che fluttuano, insomma, è impressionante. Sto facendo un progetto, così lo spiego. Voi sapete che l'unico scarico che adesso abbiamo, li abbiamo tolti tutti, da Muggia alla Marinella, li abbiamo tolti tutti, scarichi a mare e vanno tutti al depuratore. L'unico scarico che abbiamo è il torrente Chiave. Il torrente Chiave nei 100 anni che ha scaricato mare ha portato i detriti. E cosa è successo? Dovete pensare che questi detriti hanno fatto una montagna a mare. Adesso con la regione, grazie al presidente Fedriga e all'assessore Scocimarro, abbiamo avuto questi denari, stiamo facendo il progetto, toglieremo tutti questi detriti e l'acqua defluirà, l'acqua meteorica naturalmente, attraverso il torrente Chiave, defluirà in maniera più veloce. Sono convintissimo, l'avevo già fatto a Muggia, chi sa cosa ho fatto a Muggia, che avevo messo quelle 8 pompe dove c'è i Caliterna, il parcheggio, e abbiamo risolto l'acqua alta. Sono convinto che con lo scavo, portando via, saranno migliaia di metri cubi sotto il torrente Chiave a mare, si risolve. Risolviamo il problema dell'acqua alta. Ma in quale zona? Cioè in tutta, compresa Piazza Unità? Sì, compresa Piazza Unità, sì. Perché dovete capire che adesso arriva e praticamente il mare lì sarà profondo un paio di metri, perché questi detriti, ripeto, sono 100 anni che il torrente Chiave porta detriti a mare. Togliendo i detriti sono convinto che l'acqua defluirà più velocemente e non avremo, poi dopo naturalmente c'è stato anche il momento dell'acqua alta, cioè che il mare era più alto di Piazza Unità ed è chiaro che lì abbiamo avuto i problemi che abbiamo avuto, però scusatemi se mi permetto, in confronto a quello che abbiamo visto in altre parti del paese, in altre parti d'Europa e del mondo, vedi gli Stati Uniti, beh, insomma, con appunto d'orgoglio a Trieste non abbiamo grossi problemi, anche se ci sono stati dei danni nei ristoranti e in alcuni locali. Bene, gli scrivono, per il Porto Vecchio manca un progetto omogeneo, sarà tutto uno spezzatino, è decenni che si discute. Ma lui è deluso. Io sono ottimista, lui è deluso. Grazie Sindaco, grazie Roberto Di Piazza per essere stato con noi. Buona serata. Buon lavoro, pochi istanti di pubblicità, vi presento gli ospiti. Di vetro rotti usati come armi per colpire in testa l'avversario. Scene da Far West in viale 20 settembre. Protagonista un gruppo di pakistani. I giovani, a quanto si apprende richiedenti asilo, erano seduti a un tavolino di una gelateria quando per motivi imprecisati, uno sgarro, un regolamento di conti o una battuta infelice ad una ragazza, si sono scagliati contro un loro connazionale con una violenza inaudita. Nel video, in effetti, si nota come i colpi siano tutti orientati in direzione del ragazzo a cui viene in seguito strappata la maglietta di dosso. La rissa è tutto meno che breve, dura diversi minuti con il gruppo che, visibilmente esausto dalle botte date e ricevute, si sposta all'ingresso del negozio Tiger. Il giovane a torso nudo colpisce il diretto avversario e i due finiscono per rovinare a terra l'ingresso dell'esercizio commerciale. Poi i presenti tentano di dividere i due e il parapiglia iniziale si trasforma in una sorta di mischia rugbistica di sfinimento. C'è pure una giovane che tenta di far desistere i ragazzi ma viene allontanata da un membro del clan. Poi le sirene della polizia e il fuggi-fuggi in generale. C'è chi scappa verso la parte alta del viale e chi in direzione di Piazza Goldoni. I poliziotti delle volanti, alcuni in borghese, inseguono e fermano a piedi diversi giovani, ma non tutti. Uno di questi, più seriamente ferito e con il corpo ricoperto di sangue, viene preso in carico dai sanitari e proprio il ragazzo a torso nudo contro cui si è scatenata la rissa. Si tratta dell'ennesimo episodio del genere a Trieste, questa volta però il tutto si è verificato poco dopo le
alle 15.30 in pieno pomeriggio, quando quella zona pedonale è piena di studenti usciti da scuola nel pieno dell'andirivieni pomeridiano. In mezzo a un gelato, un caffè e una commissione, questo pomeriggio, cocci di vetro che volavano dappertutto nello sconcerto generale. E allora, poi farò sentire anche Federica, insomma, l'intervento dei commercianti preoccupati. Tutto. Allora, saluto e ringrazio Rosana Pucci del Partito Democratico. Buonasera a tutti. Al suo fianco vedete un grande ritorno, Maria Teresa Bassaborbat. Presidente, ben trovata. Cittadini. Grazie. Stefano Bernovic della Lega. Buonasera a tutti. E Marcello Medauri, Fratelli d'Italia. Buonasera a tutti, grazie, è sempre un piacere essere qui. Oh, sentite che Berlusconi ha sbagliato, ha detto il sindaco, Berlusconi ha sbagliato nell'elezione di La Russa. Ma in effetti ha sbagliato. Secondo me è sbagliato, insomma, no? Però diciamo che poi si troverà una quadra, perché altrimenti, insomma, sai, si fa fatica un po' a capire, no? Quando si, adesso non voglio andare a dire delle cose che potrebbero poi nuocere a qualche equilibrio, però cioè, effettivamente io credo che in questo momento deve un po' capire che percentuale ha, cosa fa, insomma, dovrebbe un po' capire dov'è in questo momento. Secondo me ha sbagliato, ma insomma sono convinto che si troverà una cosa. Vabbè, poi insomma, se volete diciamo anche qualcosa sul no, il dato politico è importante, perché ci fa capire che il centrodestra è spaccato. No, sì. Alla fine io penso che in questo momento Fratelli d'Italia è uscito più forte sicuramente, no? Però queste tensioni non me sono mai riuscito. Tanto è vero che oggi è rivotato, ecco, è uscito debole. No, cosa ha rivotato? Cosa ha rivotato? Cioè, oggi c'è stata la. Sono mancati di nuovo 17 dalla maggioranza, no? 15 dalla maggioranza. Ma oggi. La Russia è chiuso ieri. No, c'è per l'elezione di Fontana, presidente. Meloni avrà una stampella fuori, no? Insomma, a sua disposizione, che vediamo, già si è trovata. Diciamo che poi, innanzitutto, beh, siamo contenti che è un governo votato dagli italiani, quindi insomma vediamo cosa accadrà. Però effettivamente io sono convinto che Fratelli d'Italia in questo momento è uscito più forte che mai, perché è riuscito a piazzare il suo uomo. Come era. Io parlavo di Berlusconi. Sì, infatti, però io dico che Fratelli d'Italia, poi Berlusconi magari in quel momento lì si è trovato un po', insomma, però no, secondo me ha sbagliato. Voleva premere sul ministro che non ha che non è riuscito, però insomma. Vediamo, vuole qualcosa in più sicuramente negli equilibri. Allora, dai, un commento anche dalla Presidente e da Bernovic su questo, quello che succede a Roma, poi veniamo alle cose che avete sentito dal sindaco. Indubbiamente, lo dico da cittadino in questo caso, non dei cittadini, ma da cittadino. Sicuramente è emerso ovviamente una conflittualità interna al centrodestra fuori discussione. Il presidente Berlusconi non è un parvenu, visto che ha un'esperienza, diciamo, della politica notevolissima e fuori discussione, evidentemente voleva far valere una sua posizione, questo è chiarissimo, e pur anche dando questa sensazione, diciamo, di evidentemente divisione interna al centrodestra, ha voluto fare il suo gioco, questo è evidente e chiarissimo. Personalmente non mi è piaciuto, lo dico quindi per la par condicio, che la Meloni abbia trovato sponda nell'opposizione. Questo per me è inaccettabile, perché dal mio punto di vista si possono trovare momenti di convergenza, anzi sono utili sui grandi temi, no? Su quello che può interessare il paese, che sia il tema dell'energia, della guerra, eccetera. Spaccarsi tra centrodestra e centrosinistra su una nomina che poi, ricordiamoci, lo ricordiamo anche ai telespettatori, queste sono due cariche di garanzia, cioè ci dovrebbe essere da parte di queste due persone l'equidistanza rispetto anche al partito d'appartenenza, perché loro devono essere garanti per la Camera e per il Senato, certo, del buon funzionamento e della maggioranza e dell'opposizione. Ecco, questo secondo me forse non è stato colto, che non era un voto così a capocchia su qualcosa, no, realtà, là ci doveva essere proprio l'unità e non questa, cioè non hanno fatto, essendo diciamo, poi, una essendo poi il voto segreto, effettivamente lo sappiamo esattamente, sì, no? Naturalmente, quindi, insomma, no, magari ma Berlusconi ha detto così e i suoi magari non hanno seguito, ma va assolutamente a sapere, ho lamentato anche il comportamento dell'opposizione, che si è prestata a questo tipo di gioco. Sì, però non lo sappiamo, perché magari solo Berlusconi ha detto così, però magari i suoi stessi. E bisogna contarli. No, beh, ieri è palese, cioè sì, nel senso, ha votato solo Berlusconi e la Casellati, hanno votato sì, gli altri. Hanno votato
di Forza Italia, no? Sì. Ma secondo me è andata come doveva andare, quindi bene che sono stati nominati il ministro, dai, il ministro, l'onorevole La Russa e l'onorevole Fontana, perché comunque rappresentano la maggioranza che è stata eletta dalle ultime elezioni, quindi mi sembra tutto come doveva andare. A tanti non piace, ma ricordiamoci che di garanzia sì, ma anche c'era l'onorevole Boldrini come rappresentante, quindi insomma diciamo che abbiamo anche noi avuto questa persona, un passato che sicuramente non era piacevole per tutti, però insomma è stato accettato credo tranquillamente da parte nostra, quindi adesso continuiamo con il percorso. Quindi sono stati nominati il Presidente del Senato, quello della Camera e adesso andiamo avanti con il Governo. Ma anche voi lì in teoria avete questo problemuccio mica da poco, che Salvini queste sono cose un po' più in alto, ma noi abbiamo sempre rispettato al momento le indicazioni, quindi infatti la Lega ha votato entrambe le votazioni, quindi noi io credo che seguiremo i nostri parlamentari seguiranno le indicazioni che faranno in modo che la maggioranza, che so che all'opposizione non piace, ma questa maggioranza è quella che magari sta governando la regione, il comune, tanti comuni, quindi non è una maggioranza improvvisata, è una maggioranza che ha già lavorato e quindi sa lavorare assieme. No, le dicono che sperano che duri poco sto governo, che torni Draghi, questo l'hanno scritto via SMS. Ma sì, speriamo. Vabbè, insomma, ieri sera abbiamo avuto ospite il segretario regionale appena dimesso al PD, ma insomma. Non hanno un segretario regionale, non hanno un candidato presidente a contrapporre a Fedriga, così dice il Partito Democratico. Ma noi domani abbiamo l'assemblea regionale, per cui non c'è niente da ridere. Siamo interessati. Guarda che noi siamo democratici, quindi noi facciamo le assemblee, facciamo le riflessioni, possiamo parlare, abbiamo modalità democratiche che forse a voi mancano. Non penso proprio che le abbiate. E allora, un attimo, fatemi terminare. Noi stiamo lavorando quindi, tranquillamente molto assieme, probabilmente noi dobbiamo adesso decidere se eleggere il cosiddetto traghettatore segretario plenipotere o un... adesso dobbiamo decidere. Io manterrei questo che è andato benissimo. Che Ciao. No, era per farla arrabbiare. Ma va non bene. Ho capito. Cioè, manterrebbe Sciaurli, questo dice, no? Come ma fosse no, una ha dato le dimissioni impossibili, sono irrevocabili. Non cosa si è segnato l'anno in cui lui allora guarda. Lui ha detto come è pronto, tanti altri. Io ho letto... È come gli alunni a scuola. E lei come professoressa lì, no? Cosa si è segnato all'uno? No, in realtà io avevo visto un bel pezzo su Sole 24 Ore, giorno o 9 o 10, con lunedì e martedì, sulla delinquenza che c'è in giro per l'Italia, la delinquenza minorile. Quindi mi sono tirato giù un po' le percentuali di quello che succede in giro per l'Italia, no? Quindi in effetti, per tornare un po' a quello che è accaduto... Adesso vi faccio sentire Fedriga e poi partiamo da qui, infatti. Scontiamo che il Berlu fa il birichino ed esce dal governo, ci sarà qualcuno che sosterrà il governo esternamente. Ma ieri sera, se ricordate, chi ha seguito il Presidente del Consiglio regionale, cioè del Parlamentino regionale, che è Piero Mauro Zanin, esponente di peso di Forza Italia, ha detto non vorrei che potremmo anche fare l'appoggio esterno, che vuol dire appoggiare le decisioni del governo che nascerà, però non farne parte, no? Ed sarebbe un segnale, insomma, l'ha buttata lì così, mica da poco, Allora, va bene, sentiamo Fedriga e torniamo alla questione che dicevamo, commentiamo tutto quello che ha detto il sindaco. Vediamo il presidente Fedriga. Penso che sia necessario in questo caso avere delle risposte fermissime. Non possiamo accettare che qualcuno creda di poter essere sopra la legge, che qualcuno pensi che nel branco ci si possa difendere rispetto a violazioni delle norme stesse. È durissimo il presidente della regione Massimiliano Fedriga in merito agli episodi di violenza fra giovani migranti verificatisi a Trieste in questi giorni, in particolare per quanto accaduto ieri pomeriggio in viale 20 settembre, fra l'altro in un orario vicino all'uscita dalle scuole. Io mi auguro che non ci sia quella comprensione a prescindere rispetto anche ad atti delinquenziali, perché di questo stiamo parlando.
Bisogna utilizzare una risposta ferma da parte dello Stato, perché altrimenti noi continuiamo sempre con delle giustificazioni inaccettabili per chi compie degli atti illegittimi. Il discorso di Fedriga, fra l'altro, si inserisce in un contesto decisamente più ampio che riguarda la questione migranti, tornata d'attualità anche in seguito alla lettera aperta inviata al Comune e alla Prefettura. In tal senso, anche Fedriga ritiene provvisoria la decisione di allestire al Silos una sorta di centro di accoglienza per chi staziona in Piazza della Libertà, e ribadisce quella che a suo dire è l'unica strada da intraprendere per affrontare il problema nella sua complessità e nella sua drammaticità. Che è fondamentale sia il controllo della rotta balcanica, anche questo per esempio ne ho parlato ieri con i colleghi austriaci quando ero a Bruxelles, perché anche loro subiscono l'immigrazione della rotta balcanica. Non possiamo pensare che il governo, il paese subisca un'immigrazione irregolare. Il presidente della regione in conclusione sottolinea una volta di più come la soluzione del problema non possa prescindere da un coinvolgimento deciso degli altri paesi dell'Unione Europea. L'immigrazione incontrollata, dove entra chiunque e dopodiché bisogna trovare delle soluzioni, penso che non sia dignitoso per chi arriva e tantomeno dignitoso per i cittadini italiani. Questi episodi di violenza... Dunque, questo è il presidente, poi abbiamo molte altre reazioni, altri servizi, anche commercianti, come dicevo. Trieste divisa perché, appunto, lo citava anche Umberto Bosazzi nel servizio, nei giorni scorsi è arrivato questo appello, no? Centinaia di firme perché si prenda cura, ci si prenda cura delle persone che sono in sono lì a vivere in piazza, che magari dormono all'esterno, eppure le strutture ci sono, eppure l'interessamento c'è, ma sono ancora lì. E dall'altro, appunto, raccontiamo anche gli episodi di violenza, i due in particolare degli ultimi giorni, cioè quello che è successo in via Torino, che è differente da quello che avete visto nella giornata di ieri, pomeriggio di ieri invece in viale. Presidente, lei che ne pensa? Ma cioè, il sindaco dice c'è una colpa chiara che è quella dell'accoglienza diffusa, dice il sindaco qua, no? I due argomenti che sono totalmente diversi. Nel caso, diciamo, degli immigrati in Piazza Libertà, credo che sia dignitoso comunque che queste persone trovino un posto dove stare, per se stesse ma anche per i cittadini, come credo giustamente sottolineava il presidente Fedriga. Aggiungo un elemento sul quale volevo anche parlare col sindaco, ad esempio, che passando davanti al Teatro Romano, in pieno giorno, diciamo, sono tutti seduti là sul bordo del Teatro Romano, col sole, con la pioggia, eccetera. Abbiamo già a suo tempo sottolineato la necessità di individuare uno spazio, diciamo, chiuso dove queste persone aspettano i documenti, eccetera. Perché neanche quello ovviamente è uno spettacolo decoroso, né per queste persone, che ripeto, sole e pioggia sono all'aperto, né per i cittadini, i turisti che si fermano a fare le fotografie del Teatro Romano, tanto per dirle. L'altra questione invece è una questione ben più complicata, a mio parere. Però non dimentichiamoci che il Viale 20 Settembre è sempre stato luogo di confronti un po' diciamo, accesi. Allora, perché non far passare una ronda sistematicamente che a partire da una certa ora controlla? E quello credo sia un messaggio chiaro, perché posso essere d'accordo con Fedriga quando dice pugno duro, anch'io sono assolutamente di questo parere, no? Però bisogna sorprenderli nel momento in cui evidentemente la cosa accade. E credo che la presenza, l'abbiamo vista anche in altri luoghi, in altre occasioni, diciamo stabile, per un certo, quantomeno per un certo periodo. Ricordo ad esempio il discorso a suo tempo fatto per il giardino pubblico, no? Il fatto che uno vede passare, diciamo, i poliziotti è un deterrente, dice là non faccio questo tipo di assembramenti, perché le zone alla fine, ahimè, ma insomma c'è anche un motivo, sono sempre quelle. Allora, siccome il Viale 20 Settembre è un'area anche molto popolata e popolosa, no? Soprattutto con una bella stagione, io credo che sia giusto che il cittadino si senta protetto, non veda e non partecipi a queste situazioni, diciamo così, semidelinquenziali, e che ci sia la forza dell'ordine che per un tot tempo è presente là. Allora, ho un'altra pubblicità, quindi sentiamo Medau, Pucci e Bernovic. Dai. Allora, io non sono assolutamente d'accordo con la collega Bassaporopat. È vero che il Viale 20 Settembre in passato forse era oggetto di confronti, ma non, oggi non è assolutamente così. Il Viale 20 Settembre è frequentato da ragazzini, da persone molto giovani,
da persone che la maggior parte di queste persone che frequentano le viali di Sesia sono ragazzini nostri, no? Per bene. Questi qui sono dei delinquenti, dei ragazzi che effettivamente la maggior parte, se non vado errato, sono magrebini, pakistani, no, magrebini è quello che è, insomma, no? Allora da quello che ho letto, no? Quindi io penso che questi ragazzini devono essere puniti severamente. Non è possibile che i nostri ragazzi, i miei figli, i tuoi figli, i nostri figli, devono aver paura di girare per viale 26, perché oggi io accade questo. Io sono d'accordo, ho detto una punizione dura infatti, e un controllo. Però è ovvio che ci vuole, no? Però effettivamente questo è frutto effettivamente di un sistema che non va bene, troppa, come diceva il sindaco prima, troppa immigrazione lasciata un po' così, troppo lassismo, ed effettivamente non va bene, e questo sta rendendo questa città effettivamente difficile, un po' come in tutte le città d'Italia. Ferdinando, scusami, che mi chiedevi prima, in realtà, io avevo preso dei dati il martedì o mercoledì, ho scritto su Sole 24 Ore, molto interessante. Allora, teniamo presente che i minori sono in diminuzione, no? Perché sappiamo che in realtà questi sono i dati a livello nazionale, no? Mentre il 3,8% nel 2018 commettevano reati i minori, ovviamente togliamo quelli da 0 a 10 anni, quindi da 12 a 15 anni commettono reati. Il 4,3 oggi, il 28,7% a livello nazionale, rapine alle pubbliche vie. No, l'11,4% dei minori agli esercizi commerciali, il 25,9% a ciclomotori, quelle furti. Allora io credo che questo sia il frutto, no, di un lassismo, cioè, che ormai dura da troppi anni, non ci sono punizioni, i ragazzi non vengono bocciati, e poverini, lasciamolo così. Quindi io penso che bisogna un po' tornare a quello che era, non dico sempre, cioè, questione educazione. Io penso che bisogna, per avere, secondo me, proiettarsi verso il futuro, bisogna dare un'educazione alla base, per quanto riguarda i ragazzi nostri, per quanto riguarda invece tutti questi stranieri che arrivano, effettivamente non possiamo accoglierli tutti. È inammissibile vedere a Campo Sacro 102, che non c'entra niente con questo episodio di viale, voglio solo aprire 100, 150, 200 persone che salgono su una 42, su una 44, che vengono su. Questi signori non sono in gita, questi signori devono stare chiusi dentro là una muraglia e capire cosa faranno da loro, se stanno qui o vanno via. Questa è la soluzione, secondo me. Non possiamo, cioè, diciamoci la verità, dà fastidio a tutti vedere la mattina in piazza Libertà, tutte le uova di Pasqua lì, perché adesso danno praticamente quella coperta gialla o lasciate lì, non è possibile. Quindi purtroppo questi signori non sono in gita, non sono in vacanza, devono stare chiusi là, lasciare noi cittadini che facciamo la nostra vita decidere se possono rimanere o non possono rimanere e andare via, lasciare a farli andare in giro così. Poi capiscono queste cose in viale 20 settembre, perché vediamo ancora le immagini, Enzo, Pucci qua. E poi in Bernovic, dai. Posso commentare? Sì. Allora, praticamente noi del Partito Democratico condanniamo ogni forma di violenza e mi auspico qualche soluzione, che si trova qualche soluzione di contenimento, però va sottolineato il fatto che Trieste già ha avuto delle forme di violenza. Non dimentichiamoci la sparatoria dello scorso anno, proprio del 4 settembre in via Carducci, quindi c'è la criminalità e ci dobbiamo domandare che cosa ha fatto l'amministrazione comunale in questi 6 anni, che cosa ha fatto l'amministrazione regionale in questi 4 anni. Non è che adesso comincio a sentire in giro di nuovo la narrazione, adesso non verso il governo perché sarà di centrodestra, ma verso l'Europa. Allora, cioè spostano le accuse, sì, le accuse. Loro è sempre colpa degli altri, ma stanno loro, sono 6 anni di governo di amministrazione comunale e 4 anni in regione, entriamo nel quinto. Quindi qual è la proposta del centrodestra per la soluzione di questo problema? Quali sono? Perché loro danno solo le colpe a... Guardi, glielo farò sentire, perché credo che sia, sentiamo, poi Roberti, no? E lo sentiremo, sentiamo Roberti. Altri due servizi, assessore regionale che di questi temi tra l'altro si occupa, alla sicurezza, e nelle mire, diciamo, del
del centrodestra c'è appunto il tema dell'accoglienza diffusa. No, prima andiamo in pubblicità perché so che ne abbiamo un'altra, credo Enzo, e quindi poi ascolteremo Roberti Commercianti. Prego Bernovic. Ma a me sembra fantascienza quanto detto adesso, cioè veramente mi sembra incredibile sentire queste cose, perché abbiamo sentito già negli anni il Partito Democratico dire che c'è un problema sicurezza, senza dire qual è e chi lo provoca. Ed è chiarissimo il problema sicurezza da chi è dato, dalla immigrazione. Immigrazione, chiaro, chiarissimo. Abbiamo visto adesso in Viale dove i bambini, mia figlia, va in Viale tranquillamente e si potrebbe trovare delle persone che si lanciano alle sedie tranquillamente. E queste persone non conoscono la storia di Trieste, dove nel Viale dei pakistani arrivati ieri non conoscono la storia della politica triestina. Quindi non è che vanno in Viale perché, sai, in Viale c'è una storia tipica di lotte. Vanno lì perché vanno ovunque e per loro è normale lanciarsi le sedie. Tu fai uno sgarro, ti lancio una sedia, io tiro fuori il coltello. A Trieste non siamo abituati a queste cose, dobbiamo tornare indietro con le cose. Io su questo veramente mi arrabbio, sono tassativo, cioè veramente io mi imbestialisco quando uno mi viene a dire il comune, la cosa. E la gente che sta arrivando negli ultimi anni con altre culture, che per loro è normale togliersi, prendere un coltello, accoltellarsi, è normale. Quando da noi c'era Toio, Uccio, Schiaffone, vabbè, ci poteva stare, e Borgo San Sergio con Valmaura, e vabbè. Adesso invece, no, siamo cose che rischiamo la vita tutti quanti girando per città, perché io non ho mai avuto un coltello con me, assolutamente. E io non vorrei che noi insegniamo ai nostri figli a doversi difendere da questa gente. Che questo diventi la normalità. Questo invece, veramente allora, mi fa imbezzalire. Ho sentito, arrivo, Presidente. Allora, pochi istanti pubblicità, vediamo cosa dicono i commercianti, poi ascoltiamo Roberti e arriveremo ad altri temi. Tra poco. Sinceramente è diventato impossibile, non dura, perché anche ieri pomeriggio, quando è successo proprio qua davanti, due ragazzine di passaggio si sono protette dentro al mio negozio chiedendomi aiuto. Ancora una rissa a Trieste, questa volta in Viale 20 Settembre, tra cittadini stranieri, l'ennesima rissa proprio qui in mezzo ai tavolini del viale. Sono volate sedie, sono volate bottiglie, bicchieri spaccati in testa. La rissa è continuata fino poi a culminare addirittura all'interno del locale di Tiger. Veri momenti di paura in Viale 20 Settembre durante la rissa scoppiata tra cittadini pakistani ieri pomeriggio. Gente che scappava, chi piangeva e si rifugiava nei locali vicini per non finire coinvolto nel parapiglia. Una situazione insostenibile quella che stanno vivendo gli abitanti del viale e i commercianti. Io abito qui in Via del Toro e sta diventando sempre peggio. Un posto che era il salotto di Trieste, dove le signore come le mie amiche prendono il caffè e stanno bene, adesso non mi piace proprio più. Bisogna stare un po' più attenti. Anche le ragazze qua hanno preso paura che lavoravano. È difficile, sicuramente se è questa la società che vogliamo in futuro, sono i prezzi, il prezzo da pagare è questo. Penso che non c'è un controllo adeguato, perché dovrebbero girare più forze dell'ordine, ma non ci sono, non si vedono mai. Perciò anche i ragazzi giovani che vogliano venire a passare, passeggiare, puliti diciamo, non possono. Oltretutto brutto anche perché per fortuna ci sono delle comitive di turisti, penso alberghi qua intorno al viale, e hanno assistito alla scena. Perciò sicuramente anche come immagine di Trieste ci stiamo perdendo tantissimo. La rissa è scoppiata alle 15.30, proprio quando escono i bambini del vicino asilo di Via Polonio. Alle 16 escono quelli delle elementari. Mentre i ragazzi stranieri se le davano di santa ragione, il viale era pieno di gente, tra anziani, giovani e giovanissimi, tutti con la paura di rimanere feriti tra lanci di bicchieri, calci e pugni. Una signora piangeva e forse gli è caduto addosso questo migrante, ecco, però sì. Con tutti questi arrivi cosa vuoi? Sono impuniti, possono fare tutto quello che vogliono, è meglio che non parlo. Si ha paura adesso,
dei bambini che escono dalla scuola elementare, anche in giardino pubblico è la stessa cosa, io abito in giardino pubblico e c'è la stessa cosa. Ma comunque hai paura, comunque sempre pieno di bambini il viale, è stata una cosa molto, molto dispiacevole. Allora, mi ha stupito e molto, anche positivamente, diciamo almeno nelle opinioni, perché qui non stanno parlando politici rappresentati di una parte, non ne stiamo discutendo in televisione, sono i commercianti, coloro che lì lavorano, che al di là dell'episodio in sé, avete visto e capito, denunciano un decadimento su vari fronti, almeno questo è questa è la sensazione. Poi qualcuno ha un indirizzo preciso, l'avete sentito, qui l'avete ascoltato anche dalle diverse opinioni. Però è questa la preoccupazione. Dopodiché c'erano le immagini sfocate perché erano i minori che passeggiavano, che uscivano dalle scuole, all'asilo, sono quello che aveva detto Gianluca nel Paladino del servizio. E molti vanno a passeggiare con i bambini appunto nelle carrozzine in viale, così come in altre zone della città. Cioè questo è il racconto, Presidente, che fanno chi chi lì vive e lavora. Cioè questo è un po'... Mi preoccupa questa situazione. Allora poi quando lei alla sera invece si sposta in via Torino, c'è un altro caos di altro genere, dove giustamente la gente protesta per il baccano, per il chiasso, per le bottiglie per terra, per chi fa pipì agli angoli delle vie. Cioè sono purtroppo concentrazioni di gente, diciamo così, di vario genere e varia natura. È vero, c'è una carenza educativa, noi non lo facevamo, sicuramente no. E questo è un dato oggettivo con cui noi dobbiamo fare i conti, fare i conti. Io credo che, ripeto, quello che ho detto prima, quello che ha detto il signore qua nella vostra trasmissione, che un controllo sistematico in alcune zone, quando ero in consiglio comunale, si era fatto proprio sulla zona di via Torino. È servito a qualcosa, è chiaro. Lì è una dinamica diversa, no? Perché cioè, è una dinamica l'alcol diversa. È la sera, il divertimento, e può succedere qualcosa, certo, di sbagliato, no? Quindi, cioè, ma se lei movida, individua nel viale 20 settembre, come dicevano i commercianti, perché facevano riferimento evidentemente non solo all'episodio dell'altro infatti, giorno, ma come se fossero episodi frequenti e continui. Esatto. E allora... dai questa disposizione, cioè sindaco, dai la disposizione di far sì che i vigili passino su e giù. Fisso non è pensabile. Comunque c'è uno però davanti alla porta del giardino pubblico, ricordo a tutti, quindi nella strada via Battisti. Dico, ma lì in viale in realtà i controlli ci sono, non è che non ci sono, perché passano. Ovviamente, insomma, a questo punto sicuramente ci sarà, si procederà a intensificare un po' quelli che sono più controlli, però ovviamente un presidio fisso non è pensabile. Comunque, no? Di piazza all'inizio, quando è iniziata l'amministrazione di piazza, aveva mandato dei pattugliamenti. Ma ci sono dei pattugliamenti, anche Piazza Libertà ogni mattina all'inizio, c'è, non è? Sì, ogni mattina c'è, no? Quindi anche lì ovvio che c'è, se no sarebbe ancora peggio. Scusate, no, ma non è che adesso si parla che, ripeto, i pakistani vanno alla ricerca del viale 20 settembre. Se tu mandi i pattugliamenti, loro vanno a trovarti, non è che hanno una prerogativa. È gente che ha questa cultura, si picchierà da un'altra parte, ma non devono arrivare qui, non devono arrivare qui, li dobbiamo allontanare, quelli che sono qui, che bivaccano, vanno allontanati e va ripristinata il controllo dei confini. Questo va fatto immediatamente, spero che il governo nostro lo farà, con i respingimenti anche in Slovenia, che il ministro Lamorgese ha bloccato, che vanno riportati in Slovenia. Ma ricordiamoci che anche la Lega è stata, ecco... ti ricordi prima del papete chi è che stava al governo? Ministro Salvini. Beh, diciamo che ministro Salvini forse ha avuto dei risultati che magari voi non eravate da contenti, mentre noi sì. No. Se il ministro Salvini magari potrà essere ministro dell'interno, ma non lo sappiamo, ma questo non è importante. Qui il prossimo governo dovrà fare la propria parte affinché l'arrivo da parte di queste persone non ci sia o venga. Mi fai sentire, Enzo, così poi chiudiamo questa parte, l'assessore Pierpaolo Roberti, che è intervenuto ovviamente su queste vicende, vediamo. L'Italia stessa che si autodetermina e dice no, non facciamo più i respingimenti, e questo penso sia una decisione prevalentemente politica. La decisione politica può essere anche cambiata a seconda delle maggioranze parlamentari che sosterranno il nuovo governo.
Non fa sconti l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti, parlando dell'emergenza migranti, richiama i governi più recenti alle loro responsabilità e quasi scagiona l'Unione Europea dall'accusa di dettare la linea, citando il caso della Slovenia, per nulla contraria ai respingimenti ai suoi confini, anzi. Il ragionamento di Roberti si inserisce nel dibattito innescato dalla lettera aperta indirizzata al sindaco e al prefetto. Anche l'assessore ritiene che la risposta al problema nella sua complessità, non certo alla missiva, debba essere strutturata e non limitarsi al pannicello caldo del silos. La risposta strutturale deve essere quella di una limitazione dei flussi che sono illegali, illegittimi, che non devono arrivare sul nostro territorio. Noi non siamo, come abbiamo ripetuto mille volte, non siamo un paese di primo ingresso per quanto riguarda la rotta balcanica. Qui in Friuli Venezia Giulia non dovrebbe, se venissero effettivamente fatte rispettare le norme, non dovrebbe arrivare nessun richiedente asilo. Dovrebbero fermarsi prima nei paesi di primo ingresso dell'Unione Europea. Oggi Slovenia, domani Croazia, quando entrerà in Schengen. Mettere mano alla questione una volta per tutte, chiosa Roberti, è necessario per affrontare il problema quando, con la prossima primavera ed un clima decisamente più mite rispetto a quello a cui stiamo andando incontro, il flusso di migranti gioco forza riprenderà. Dobbiamo farci trovare per una volta preparati alla primavera prossima con delle misure semplici: riattivare le riammissioni, implementare i controlli, i pattugliamenti misti e, se possibile, anche valutare l'opzione di una operazione congiunta delle varie forze di polizia coinvolte, penso quella italiana, slovena e croata, sulla frontiera esterna dell'Europa. Questa, secondo Roberti, sarà una delle emergenze di cui il prossimo governo dovrà realmente farsi carico. Pucci? È che si mettano d'accordo, allora. Mi sembra che Fedriga dica una cosa e Roberti un'altra. E adesso si parla del silos, Di Piazza mi sembra che abbia detto che verrà aperto il silos per questi migranti, e si devono mettere d'accordo perché loro sono sia in regione, comandano in regione, in comune e ora anche a Roma, quindi in Italia. Sì, poi c'è un altro dato che qua nessuno mai prende in considerazione, ahimè, ma se ci fosse il prefetto lo ricorderebbe bene, che ovviamente la burocrazia è talmente burocratica che nel momento in cui uno arriva, no? Viene registrato e poi deve fare tutto l'iter per il riconoscimento se ha diritto a rimanere sul territorio o deve o può essere mandato, rispedito a casa sua, passano tra i 6 e i 7 mesi. Questo è un dato, perché quella volta facevo parte ovviamente in prefettura della commissione sicurezza, ed è un dato drammatico, per cui nel frattempo, in questi 6-7 mesi, qualcuno si ferma qua, si trova l'opportunità di fermarsi, altri si sparpagliano in giro e sempre eternamente in attesa di questo documento, perché c'è la commissione, poi c'è la possibilità anche questo di fare ricorso. Per esempio, loro possono far ricorso nel caso in cui non so, venga loro riconosciuto il non diritto ad essere accolti in questo paese qua e quindi rispediti a casa. Cioè, questa è una situazione drammatica che si prolunga nel tempo. Ma non si parla di respingimento in questo caso nel proprio paese di origine, ma in Slovenia. Sì, sì, in Slovenia è il primo paese di confine, quindi si poteva, c'era questa possibilità fino a un certo momento di respingere. Infatti ricordiamo che c'era un calo degli arrivi in quel periodo. Ma io mi il ministro Lamorgese ha che sospeso. Che la Slovenia accolga quelli che noi gli rispediremo. Ma deve accogliere, non è che è un favore che ci fa a noi. Proprio... Ma se noi non facciamo questa cosa, come non la stiamo facendo grazie al ministro Lamorgese, che diciamo è ancora oggi credo in carica, perché oggi è ancora in carica, perfetto. Quindi da domani, consigliere Pucci, forse parleremo di un nuovo governo. Allora, 20 inizio. Sì, vediamo quando. Speriamo che questa cosa ricambi nuovamente, perché è una cosa che ci dà la possibilità anche di alleviare la situazione qui, perché sanno un po' tutti che arrivando qui non li rispediscono dove dovrebbero al momento, perché, ripeto, se uno scappa da una guerra, santo cielo, qui viene accolto.
ma qui non sappiamo che non sono persone che scappano da guerra, ma sono persone che scappano alla ricerca di qualcosa, di un benessere, di una vita migliore. Diciamo ma così. Quanta gente può starci qui per una vita migliore? 10, 100, 1000, 10.000, quanti ne diciamolo? Il controllo dei flussi migratori. Benissimo, facciamo arrivare un po' tutti, il Pakistan, l'Africa, un po' tutti. È una questione nazionale, sta qualcosa, una questione quindi, governo, insomma, aspettiamo adesso che il governo cambi, insomma, io sono sicuro che qualcosa cambierà. Sa, lei mi diceva una cosa prima, diceva una cosa sul fatto dei ricorsi, per carità la legge lo prevede, però sì. Io mi dico, no, questi qua arrivano dal Pakistan, no? Vengono respinti, chi è che gli va a dire, senti, fa ricorso, no, cioè, no, diciamoci la verità. No. Sì, non solo, ma arriva spesso senza il documento, quindi la prefettura, la commissione deve andare a caccia documento. Del documento, ma no, che è una roba. Ma io conosco un sacco, in effetti è così, è infinita, quindi in effetti infinita. La soluzione è effettivamente non farli arrivare fino a qua, no? Che detta così sembra una banalità, che purtroppo non lo è, quindi in effetti cambiando governo fermandoli, si spera prima, che poi si fermano prima, so, ci vogliono degli accordi che sono un po' più alti rispetto a che detta così sembra. Allora, abbiamo un ultimo blocco pubblicitario, poi voglio arrivare appunto a quello che avete sentito questa sera dal sindaco, che ha, qui scrivono, manca completamente una sorveglianza da parte delle forze dell'ordine, che sono arrivate comunque rapidamente, l'avete visto anche nelle immagini, quello che è successo in via Torino. Allora, la notizia che ci ha confermato il sindaco di Piazza poco fa in questo studio, cioè che c'è un parere negativo da parte della sovrintendenza fronte Cabino Via, e non è una notizia da poco, da cui partiamo tra poco. Sinceramente è diventato impossibile, non dura, perché anche ieri pomeriggio, quando è successo proprio qua davanti, due ragazzine di passaggio. Abbiamo già visto, fermi. Allora, via, ecco, togliamo l'audio. Grazie, Enzo. Allora, torniamo a quello che ha detto il sindaco questa sera. Ha confermato, domanda precisa, che come vi sia un parere negativo da parte della sovrintendenza in merito alla Cabinovia e segnatamente. Abbiamo capito la parte di salita, quindi quella sopra il bosco e tutte le cose che più volte abbiamo commentato. So, adesso cercheremo di capire meglio poi nei giorni successivi, perché non è una cosa da poco. So, qui che si fa? Oh, ha detto anche non è che sia così innamorato, quindi se non si fa, non si fa, e vabbè, butteremo via 60 milioni di euro, dice il sindaco. Sono appena arrivati. Però lotterò perché si faccia, perché ci credo, no? Sì, sì, ma ripeto, in questo momento noi ci crediamo, nel senso che secondo il mio parere, ma il parere penso un po' di tutti, che questo progetto è interessante, è un'opportunità per la città. Dopo, se ci sono dei vincoli, vengono fuori tutte queste situazioni che non permettono formalmente, torniamo indietro qui 55 milioni di euro, e vabbè, basta che adesso non è che mi richiedono il tram sulla città, perché tram sulla città, rotaie in città, assolutamente io non le vorrei vedere, perché è una cosa veramente fuori dalla follia. Con una attrezzo trasporti funziona molto bene, quindi spero che non sia un'opportunità per parlare di questo. Io invece consiglierei al sindaco di rivedere a questo punto il progetto e di aprire il progetto ad una mobilità sostenibile, cambiare. Sì, sì, si può. Si ma può, perché sono tornati a sì, sì, c'è la possibilità. Ricordo che mi ha portato la mail ancora. No, guarda, allora questo qua è no, si può. Vabbè, aspetta, vediamo, sediamo un cucci, poi arriviamo a lei. Prego. E poi, allora, ma a questo punto, visto che c'è il parere negativo, si potrebbe rivedere il progetto, aprire ad una sostenibilità. No. Perdiamo i 55 milioni, grazie. Ma no, ma non li perderai, non si perdono. E poi aprire un progetto sostenibile e che non abbia un impatto così importante sull'ambiente come quello della Cabino Via. Ma lo sappiamo. Ma forse non è di consiglio questi mesi.
È un Alox, mi consiglio. Sì, siamo stati. Ma sì, lei c'era? Sì. Sì, c'ero. No, io, certamente. Ma allora, mi è sfuggito un piccolo passaggio. Questi soldi, 48,5 più i 9 milioni sono arrivati adesso per la differenza, quello del, no, gli aumenti dei costi, sì, non possono essere utilizzati per altro. Punto. Questo qua era. Abbiamo e adesso c'è il parere negativo. Quindi, ma non è che poi lo può spostare, no, e quindi adesso facciamo, non so, come diceva Stefano, il consigliere Stefano, sì, dai, sì. No, il processo non si può spostare, quindi o è così o niente, ciao, se stiamo a vedere perdiamo 60 milioni, questo è, non è che adesso spostiamo, io facciamo un'altra cosa, io penso che ci capito? Sia vabbè, la possibilità lei, di un'apertura, no. Faccio una mozione, no, questo e lo metto per bar. Sì, lui cioè fare che cosa? L'alternativa ospedale? Ah, un sistema anche di tram, ecco, si potrebbe. Ma non si può! Rotaie, no, rotaie. Ma no. Questo progetto non lo possiamo spostare. No, anche se ci cioè, fosse, questi no. Soldi non possiamo. E questo è inutile che confondiamo ancora di più persone da casa. No, possiamo spostare, questo è un dato di fatto. E non ho portato la mail, si ricorda che avevo la mail dal ministero, perché io pensavo che ormai fosse cosa sodata, quindi non pensavo che ancora qualcuno pensasse si potesse fare, principalmente le consigliere che ci vediamo in consiglio. Che ma se lei sia troppo rigido. Ma noi ma io sono d'accordo con a lei. A questo punto, ma io sono d'accordo però, con lei, però è un allora una mail dal ministero. Fare, visto che c'è un parere negativo. Sì, ma non è che possiamo. No! I pareri negativi, cioè non è una pietra tombale il parere negativo della sua intendenza. Vuoi vedere adesso ha detto il sindaco, abbiamo mandato l'avvocatura a capire che cosa si fa. Certamente che ci sono oltre 1400 cittadini che sono contrari e anche gli espropri, no? Perché si parla anche di espropri. Boh, adesso non entro in merito sulla questione contrari. So, c'è questo parere negativo, quindi ci ragioniamo su questo parere negativo, da vedere un po'. È un'opera molto impattante. Io ho capito, però non è che possiamo spostare. Io le chiedo, abbiamo 60, 50, 47, 60 milioni dai, circa di euro. Io le chiedo, li mandiamo indietro? O facciamo una via, la cabina via. E poi ci sono anche problemi di sostenibilità economica. Qualcosa che poi dopo è insostenibile a livello economico. I soldi arrivano lì e finito. Posso ricordare magari ma rimane l'opera che opere, ma noi i soldi non li utilizziamo perché insomma se sempre caso non si riuscirà a poi fare nei casi in cui perdiamo i soldi, non è che possiamo mettere la barchetta che va a grado sostenibile oppure il tram che viaggia su abbiamo hotel, visto che la barchetta verso grado non è ho detto non era ecco, non è appositamente è andata male anche ma questa, no. Scusate, anche no, chissà come mai strumentalizzata. Vanno male le cose qui a Trieste, crollano. Una mozione su Prosecco presentata dal PD, dove chiedeva di rivedere i vincoli, parlando delle viti, del Prosecco, richiedeva di rivedere dei vincoli paesaggistici perché danno dei problemi. Ecco, lì c'era una richiesta di rivedere dei vincoli del SIC, e qui invece no, i vincoli vanno tenuti. Ma anche quelli è una situazione di comodo e questo lo sappiamo. Presidente, che ne pensa? Io credo innanzitutto che non abbiamo gli elementi per discutere perché non sappiamo le motivazioni. Infatti. Allora, certamente c'è la possibilità. Allora, premetto per essere corretta che di questo si è cominciato a parlare, ahimè, di questo progetto che io non ho apprezzato e non apprezzo. Già quando ero consigliere io, no? Quindi i primi disegni, la partecipazione al bando che era legato a un discorso di mobilità sostenibile. Già questo sembrava un po' una libera interpretazione che questa cabinovia fosse rientrasse in una mobilità sostenibile, anche perché poi, lo ha detto anche più volte il sindaco, in realtà è stata sottolineata la valenza turistica, no? Più che di vera mobilità dei cittadini, no? Quindi insomma già questo spostava un po' l'attenzione rispetto al contenuto del bando. Approvato ovviamente le osservazioni della sovrintendenza, si possono in qualche modo discutere naturalmente, credo che il progetto possa essere rivisto e rivisitato proprio di fronte a un parere contrario della sovrintendenza. Non credo, sinceramente, direi al 80% non credo che questo comporti la restituzione del denaro, ma casomai una rivisitazione del progetto nel suo complesso. E io dico, in quell'occasione, che sarebbe per me una buona occasione, forse una maggiore attenzione anche rispetto alle preoccupazioni che le persone hanno espresso, che noi stessi all'epoca consiglieri avevamo espresso,
come diceva la consigliera adesso, anche dal punto di vista del costo della gestione di questa opera, che io ho abbastanza girato il mondo, noi non siamo Barcellona, noi non siamo Berlino, Est-Ovest, cioè siamo una realtà piccola e interessante che sicuramente, ovviamente, questa opera può avere una valenza turistica per quel numero di turisti che evidentemente potrebbero utilizzare questa, dopodiché c'è tutto il problema dei parcheggi o piscine, insomma ci sono ancora molte questioni aperte, mi sembra che leggevo anche oggi che qualcuno aveva evidenziato, non so, il problema del parcheggio o piscina, adesso non ricordo esattamente come Porto cosa, Vivo. E che non era la stato... mozione della Repini. Ecco, la mozione della Repini, esattamente, non ricordavo sì, dove sì. L'avevo letto, ma l'avevo la letto, collega, no? Cioè, in questo senso dico, il progetto non è perfettamente, diciamo così, definito, quindi credo che spazi di manovra ci siano, prima sì, di tutto dovremmo dire, avere cioè, il parere, no? Ecco. Che vuol dire modificare questo o fare un progetto differente, lei dice, posto che appunto bisogna capire le motivazioni del no, no? Se sono legate per esempio come dicevamo prima a Natura 2000 eccetera, c'è un problema di parco e allora credo che là sia difficile aggiustare quel progetto perché ovviamente sappiamo bene che quei vincoli paesaggistico / naturalistici difficilmente possono essere superati, come dicevate voi del SIC, non è così semplice perché sono diciamo che notizia no ho delle notizie ma non rivelo dico un'altra cosa in realtà cioè capisco noi non siamo Barcellona non siamo no però teniamo presente che abbiamo la via di Bolzano con la città che è metà di Trieste sì 2 milioni di sì, no? che è un borgo un decimo di piscina eppure fa 1 milione di visitatori all'anno quindi capisco anch'io, no? Comprendo che un progetto così grande, insomma, si fa un po' fatica ad immaginarlo, però sì, queste sono le realtà in giro per il mondo, insomma, no? Quindi perché loro siano e no, insomma, quindi fondamentalmente... Beh, è arrivata qualche notizia in merito alla persona che ha contattato? E dipende no? Dove va, no? Se va sulla montagna per sciare, non so capire che se va a piscina dica. Adesso non riesco a dire bene perché... No, le piscine sono lì a portata di mano. E non hanno la bora loro. No. Non è una seggiovia e quindi non si può prendere se piove, se c'è la bora dipende, l'abbiamo detto 80 milioni di volte, quanti giorni eccetera, una quarantina di giorni. No, io parlo almeno, di sostenibilità economica, no, sa, infatti, non questo di... abbiamo è il detto tema, quello poi. Che allora? Quello importante, proprio negli anni. Dai, il signore in questione che ho contattato sta dormendo adesso probabilmente. Le ha risposto sto dormendo. La persona che ha contattato ha risposto sto dormendo. No. Perché ha risposto? Faccio fatica a leggere. A capire se c'è qualche dettaglio in più, se no tanto lo scopro domani. Scopriremo domani. C'è nessun dettaglio. Anzi, sarà interessante, vero? Adesso sarà interessante. Capire le motivazioni. Finale della risposta era supereremo anche questo te lo dico. Superiamo. Altra cosa poi hai detto, l'intervento sull'acqua alta, che non so, insomma, quello è un po' complesso. Di Venezia? Quella di Trieste, per la pulizia del torrente Chiave. Forse e poi anche il Carciocchi. Trieste diverrà come Venezia se non c'è il Minimose, dobbiamo fare il Minimose. No, delle politiche di cioè qualcosa per limitare questi danni che ormai non sono più un avvenimento sporadico, ma ce ne sono stati ultimamente che provocano molti danni anche non solo negli edifici comunali che si è fatto in Piazza d'Italia, ma anche nelle attività commerciali. Non vorrei che cominciassero a mettere quelle paratoie. Adesso perché non mi viene il nome dove camminano le persone alle passerelle come so Venezia tutto. Naturalmente il comune di Trieste insieme alla regione devono pensare ad attuare qualcosa di sostanziale, a progettare perlomeno qualcosa di per efficace, efficiente per limitare questi danni.
Ma ve ne siete occupati del tema anche della Qualta quando in provincia? Allora, perché ha sentito il sindaco che sul tema. Sì, nel senso che a Muggia, lui l'ho sentito prima, no? Sindaco diceva sì, dopodiché non era più sindaco a Muggia, avevamo noi quella strada provinciale, come provincia, provinciale. Okay. E continuava di, ogni volta che pioveva, no, là dove c'è la rampa, di nuovo alle ramette. Abbiamo fatto un intervento abbastanza... Era passata voi dopo quello lì? Non la era... strada provinciale... No. Io pensavo fosse in Muggia. No, no, finivo, non totalmente, ma quella parte dove c'è, dove la rampa sempre era nostra, naturalmente. Nostra e della provincia, non nostra, per carità. E abbiamo fatto un grosso intervento, oltre che di pulizia, costruendo delle vere e proprie caritoie, insomma. Ecco, e questo ha migliorato la situazione. Però adesso non abito più a Muggia, ma mio figlio mi dice, per esempio, che in questi giorni dove c'è stata tutta sta pioggia pazzesca, e comunque c'era di nuovo eccezionali, no? Era anche una situazione eccezionale. Era bombe d'acqua molto brevi, ma stiamo parlando che in alcune parti d'Italia hanno avuto dei drammi con delle vittime, e qui stiamo parlando che ci sono stati dei disagi, ma soprattutto per i commercianti importanti. Quindi sono una combinazione di scirocco che fa in modo che l'acqua il mare non riceva. Non può ricevere il flusso del torrente chiave o di cosa deve scaricare, quindi tutto rimane tappato e dove esce? Esce in città. Quindi è una cosa purtroppo fisiologica da studiare benissimo, non sarà comunque la politica, saranno i tecnici. È un problema nazionale, no? Ma è un problema del clima, possiamo parlare anche del clima in questo momento. Ma anche della mancata, quando ero in regione, la mancata per esempio pulizia, in quel caso dei greti, dei fiumi, no? Da anni e anni nessuno pulisce niente. Beh, ma infatti il fatto dello sghiaiamento è un problema nazionale, non da poco. Esatto. No? Se vai a sghiaiare ti becchi. Un avviso di garanzia immediatamente. Ci sono degli avvisi di garanzia che hanno fatto in modo paese. Che la regione purtroppo è ferma su questo argomento, che è molto importante. Ovunque, guardate. Ovunque, parliamo anche qui da noi. Quindi è giusto affrontare il problema, sappiamo che è stata una cosa veramente particolare. Dobbiamo magari capire cosa fare, quello che ha detto il sindaco, che sta facendo già il comune, quello di fare in modo che il torrente chiave, che è quello che sta raccogliendo tutta una serie di cose, abbia più capacità di raccogliere, certo. Perché negli anni, chiaramente, se è così, è adesso problema, negli anni vero, sta raccogliendo, no? Si stratifica, adesso sta raccogliendo così, certo. E quindi è fisiologica la cosa, quindi bene l'intervento che sta facendo già il comune, grazie ai fondi che sono arrivati anche dalla regione, quindi è una risposta che stiamo dando, magari da capire anche se i tecnici sapranno darci un'altra risposta, insomma, un'altra soluzione. Carciotti, secondo lei siamo veramente presidente alla... No, io non so niente del Carciotti, non posso dire nulla. Ha detto 99, no? 1,9%, quindi arriva l'offerta a giorni, dovrebbe essere quella un po' più... Io sono convinto si farà, perché già si parlava più dopo senso, il tempo, quello più io mi auguro, reale, perché veramente è importante, è un gioiello della città, è il palazzo. Ma no, è importante anche questo piano di valorizzazione che gli enti pubblici hanno. E io ci credo molto, perché tanti lo definisco come il fatto di svendere i gioielli di famiglia. Non è così, perché se tu non hai un piano dove in questo edificio, sai, metti gli uffici, metti altre cose, lo puoi dare in affitto. Non è il caso del Carciotti, quindi bene che ci sia una vendita e ci sia qualcuno che creda in questa città, come abbiamo già visto altre situazioni, cioè qualcuno che sta investendo a Trieste, e quindi quello è un palazzo dove investire sicuramente. Vabbè, se abbiamo l'Ungheria, come ha detto il sindaco, poi la Bavaria, non so, è un momento, nonostante la crisi che c'è, la crisi Varsa, Ferriera, quello che è, però in effetti, Ferriera nel senso che sono rimasto, no? Però in effetti quando hai imprese, insomma, aziende come BAT, insomma, come abbiamo l'Ungheria che adesso investe un sacco di soldi, io penso che questo significa che effettivamente c'è qualcuno che crede nella città. Ce lo auguriamo, ecco, tutti, non solo voi. Ma ci crediamo tutti, penso. Cioè, soprattutto noi, tutti noi siamo qui, indifferentemente destra, sinistra, centro, tutti siamo qui con dei buoni propositi per aiutare la cittadinanza, per dare anche perché sono il nostro troppi contributo. Anni che sta
nelle alienazioni del comune, no? Questo palazzo. Comunque è un palazzo, cioè è, no, è il palazzo, io, proprio il palazzo, insomma, quindi è normale che bella capitaneria, ricordiamo, insomma, tante situazioni. Ma è un gioiello che va assolutamente valorizzato. Va bene, tra l'altro qui avevamo presentato il libro dell'ex direttore del Piccolo, Paolo Possamai, bellissimo, racconta la città per statue, portoni, abbiamo molto parlato del Carciotti. Una meraviglia. Va bene, ma la notizia, che adesso chiudo, ti avverto Enzo, la notizia, tra la sera che devo chiedere, ma lei, cioè, il calzino è solo uno? Non, cioè, sono distratto da tutta No, di là non c'è. No, perché è andato sotto. No, quell'altro, sì, sì, perché è andato sotto. Ma pensavo fosse una sorta di... È vero, no, Presidente? No, è tutta allora, la sera che devo chiedere. Guarda, io ho parlato con mio figlio prima, ho detto, cioè, è un fioretto, cos'è? No, ricordami di non comprare questi calzini, perché un calzino è andato sotto la scarpa. Però mi vendo un momento. Io ho visto e ho immaginato che io era Presidente, che siamo attenti. Oppure, chi era quello che usava una scarpa bianca, una scarpa un sacco di gente che era accanto, se vuole un calzino così, Sanguini, forse. Ricordami di non usare più, perché è andato sotto. Cosa rimane di questa serata? Questa puntata ricorderanno solo questo. No, ma c'è il giorno delle calzini spaiati. Ma guarda che realtà, domani è precitabile. Ah, ma allora il calzino, guarda che mi prenderà. Ho lanciato una moda a metà. Ma io ho visto che guardavi prima, sono distratto, io sono. Va bene, grazie davvero, dai, chiudiamo poi l'esigenza. Grazie Presidente, grazie a voi. Grazie a Pucci, Bernovic, Medau, voi per averci seguito. Vi ricordo di buonasera a tutti. Grazie Sveglia, a partire dalle 8:30. Tra l'altro, con quello domani sabato, Umberto Bosazzi, ci sarà Alessio Colautti. Grazie a tutti, buona notte da Ring. Buona serata a tutti, grazie. Buonasera. Buonasera. Collaborazione con Trieste Trasporti. Muoversi bene.